sabato 29 di ottobre. Bentrovati a Mattino 6, ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dal Centro, questa è la prima della edizione di Pescara che andiamo subito a vedere con il titolo di apertura dedicato alla sanità. Malata di leucemia, 8 mesi di attesa, donna 54enne denuncia, devo operarmi, mai contattata dall'ospedale. Dunque questa è l'apertura. A centropagina la storia contro la sclerosi multipla, mi alleno per Tokyo 2020. Nella fotonotizia vedete Andrea Silvestrone, avvocato 43enne di Montesilvano, quasi ogni giorno percorre 200 km con la sua utilitaria per partecipare agli allenamenti che lo porteranno alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Andrea è affetto da sclerosi multipla progressiva da circa 10 anni ed è costretto su una sedia a rotelle. All'interno del giornale di spalla, in Francavilla, stangata del 300%, caro tariffe al cimitero, e poi caso agenti calciatori, Pescara deferito, rischio squalifica per Sebastiani. E poi sotto la fotonotizia, strage di tartarughe marine, 10 esemplari trovati morti sulla spiaggia, colpa delle reti, questa notizia. Arriva sempre da Pescara. Nel taglio basso il buongiorno Abruzzo firmato da Stefania Sorge, se la sanità non ce la fa più aiutiamola, così è il titolo. Andiamo a leggere qualche passaggio. La sanità va avanti anche con la solidarietà, è quello che dimostra la storia che arriva da San Salvo, dove l'associazione di volontariato Valtrinio si è impegnata per acquistare un paio di macchinari MOC, apparecchi per la diagnosi non invasiva e il controllo dell'osteoporosi. Per farlo hanno dato vita ad una maxi raccolta di tappi di plastica, da quelli delle bottigliette a quelli dei detersivi di ogni grandezza e colore. La raccolta ha già dato i suoi frutti, una MOC portatile che costa circa 10.000 euro è stata già acquistata integrando i soldi del ricavato del riciclo dei tappi con i fondi dell'associazione. Dunque questa è la buona notizia che ci propone il Buongiorno Abruzzo di stamattina. Andiamo nel taglio alto adesso, i richiami dal nazionale, fermato e multato a Roma, sorpasso contromano, via la patente a Roberto Benigni. E poi tir precipita sulle auto, crolla un cavalcavia a Lecco, ci sono stati un morto e 3 feriti. Nello spazio dedicato alle idee, la fredda Europa dei numeri di Bruno Manfellotto, e ovviamente si parla del bilancio italiano, della manovra economica italiana, del bilancio dell'Unione Europea e dei fondi chiesti dall'Italia per migranti e terremoto. E poi l'ipocrisia dell'UNESCO con Israele, si ritorna sulla notizia di qualche giorno fa che riguardava i luoghi di culto di Gerusalemme e le iscrizioni e il linguaggio delle iscrizioni. Andiamo avanti adesso, sempre con il Centro, la pagina di Chieti Lancialovasto, delitto di Di Marco, chiuso il Treassi. Il questore dà 3 mesi di stop al circolo dove è cominciata la lite, sfociata in tragedia. A centropagina, grande festa in centro storico, Ortona, auto e costumi d'epoca per celebrare Tosti. Nella didascalia, un tuffo nella storia tra costumi e auto d'epoca, un taglio del nastro nel segno di un prodotto che unisce passato e presente, il vino. Ortona celebra il centenario della morte del musicista Tosti con una sfilata in centro storico dal sapore retro e inaugura l'Enoteca regionale a Palazzo Corvi, e la festa continua oggi e domani. Sotto la fotonotizia, il giallo degli anziani morti, Lanciano ordinata la perizia sui decessi nell'ospizio. Nelle cronache, il caso ad Atessa, in piena protesta arrivano altri 25 profughi, e poi vandali a Chieti Scalo, fatta a pezzi la statua di Padre Pio. Andiamo sulla pagina di Teramo, verifiche nelle scuole, salta il patto, sisma, i controlli, accordo impossibile con gli ingegneri, il comune farà la gara. Nelle cronache il caso, mendicanti molesti, paure e proteste in Giulianova, e poi il comune ha deciso a Roseto, si punta sulla tassa di soggiorno. A centropagina la storia, Luigi e Francesca sposi da ben 76 anni, lui ne ha 101, lei 95, sono una coppia
di Teramo, che ha festeggiato il 76esimo anniversario di matrimonio, numero ovviamente da record, visto che le definizioni convenzionali per gli anniversari di nozze si fermano a 75 con le cosiddette nozze di platino o di diamante. Noi ovviamente facciamo tanti auguri a questa coppia. E poi nel taglio centrale, sotto la fotonotizia, concorso pronti 40 ricorsi, ma la ASL va avanti, il 3 di novembre la selezione per 56 posti, e questo è quanto arriva da Teramo. Andiamo sulla pagina di L'Aquila Avezzano Sulmona, il titolo di apertura: mal di testa da web per 300 alunni, studio della ASL su un campione di 800 bambini, troppo tempo davanti al PC. Andiamo a centropagina, delegazione della CNA di Avezzano a Napoli, stop Equitalia e burocrazia, il grido degli artigiani. Si è parlato di tasse, abolizione di Equitalia e peso della burocrazia all'Assemblea Nazionale della CNA a Napoli, che ha visto la partecipazione di una delegazione di Avezzano composta da 24 imprenditori. Il presidente Francesco D'Amore ha chiesto uno sforzo in più adesso che il sistema economico nazionale dà segnali di ripresa. E sotto la fotonotizia, altra notizia importante, assenteisti, ora arrivano le sospensioni sul Mona, il segretario verifica la posizione dei 46 indagati in questa indagine che ha avuto anche una vasta eco nazionale. E poi di spalla nelle cronache, post sisma in L'Aquila, Legnini, bisogna ricostruire nella legalità. Poi in Avezzano Marsica, giunta la Marianella, assessora per il dopo Stati. Adesso cambiamo testata e passiamo al Messaggero Abruzzo. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto del quotidiano romano. Sisma, la rivolta di Teramo è il titolo di apertura. 2000 interventi in città dalla scossa del 24 di agosto, assurdo escluderci dal cratere. L'università tranquillizza gli studenti in fuga, controllate le sedi, sono tutte a posto. Andiamo a leggere qualche passaggio. Sono circa 2000 gli interventi dei vigili del fuoco dal sisma del 24 agosto in poi. Da questi numeri si comprende come la città di Teramo sia stata colpita dagli eventi, compreso l'ultimo, in maniera importantissima, nota l'assessore comunale Franco Fracassa. I numeri sono lì a testimoniarlo, ma non capisco i criteri di ammissibilità. A Teramo il terremoto è stata una cosa molto concreta, ha detto sempre Fracassa. E dopo l'ultimo sisma l'amministrazione prevede altre richieste di interventi che sommeranno criticità ad altre criticità. E poi c'è anche un elenco di alcuni stabili, tra cui vedete il Braga, l'osservatorio, l'ex ospedaletto, il museo e altre 11 chiese inagibili. Insomma, poi ci sono tutti gli edifici privati con i vari gradi di inagibilità, e dunque l'amministrazione si aspetta un peggioramento del quadro, ma si aspetta anche di ricevere fondi adeguati per tamponare l'emergenza. E poi il resto della regione, la protezione civile dice evitato il peggio, a 48 ore di distanza dal sisma che ha colpito la Valnerina, la provincia di Teramo a parte, il primo mini bilancio per l'Abruzzo è decisamente confortante, a maggior ragione se rapportato alla vasta area di risentimento delle scosse. Andiamo a centropagina, sub scomparso in mare, il racconto di Giulio De Cecco: Matteo si è immerso e poi non l'ho visto più, ci stavamo immergendo a turno, Matteo è andato giù e non l'ho visto più risalire. Giulio De Cecco racconta la scomparsa in mare dell'amico Matteo Cavarocchi. Poi musicista ucciso, il questore chiude il circolo, Chieti, Fausto Di Marco morto davanti al locale, arriva lo stop di 3 mesi per motivi di sicurezza. Nel taglio basso ancora cronaca, Giulianova, scuola off limits per vandalismo, gravissimo episodio di vandalismo a Giulianova, si è verificato all'Istituto Tecnico Industriale Cerulli, il raid è stato messo a segno di notte con la scoperta dell'accaduto ieri mattina alla riapertura della scuola ignoti, dopo aver sfondato una parte di una delle porte esterne laterali all'istituto, hanno staccato gli estintori sistemati al muro e hanno sparso tutto il contenuto all'ingresso principale,
dove tutti studenti, professori ed impiegati per entrare devono transitare necessariamente. Andiamo di spalla, Renzi a Pescara per la firma degli impegni del Master Plan giovedì 10 novembre. Il Premier sarà nel capoluogo adriatico per far fronte all'impegno preso con il Presidente Luciano D'Alfonso il 17 maggio scorso, quando il Presidente del Consiglio raggiunse l'Aquila per firmare il patto per l'Abruzzo. E il Governatore gli stappò la promessa di far visita anche a Pescara. Adesso l'occasione è arrivata con una giornata piuttosto intensa. Nella tarda mattinata del 10, il primo incontro al porto turistico con una rappresentanza del mondo produttivo, poi la seconda tappa all'Aurum, dove si parlerà di cantierizzazione degli interventi contenuti nel master plan, e poi via via gli altri appuntamenti con la terza tappa al Cinema Circus, dove Renzi inaugurerà il festival delle letterature, l'ultima tappa della visita pescarese nell'aula del Consiglio Comunale per affrontare i temi del referendum costituzionale. Andiamo nel taglio alto, basket a Roseto, il primo test di azionariato popolare, poi la Lega Pro, il Teramo oggi in notturna a Gubbio deve cambiare marcia, e ancora la Serie A, deferimento e Manai, Tegole sul Pescara verso San Siro, il club biancazzurro è stato chiamato a rispondere per il caso Quintero, Sebastiani, sono sicuro, al massimo rischiamo di prendere una multa, così il presidente del Pescara. Andiamo adesso a guardare insieme la prima pagina della città. Scuole sicure, un altro pasticcio. Teramo ha perso un mese di tempo dietro un accordo impossibile sulle verifiche sismiche. E questo è il titolo di apertura. Poi nel taglio alto, operazioni della Guardia di Finanza, usura ed estorsioni, arresti in Val Vibrata. Di spalla, Roseto degli Abruzzi, tubi in fiamme tra gli chalet per una bravata. Teramo, il Museo del Gatto sfratta il liceo Braga, e poi è sparita da 4 giorni, giovane tedesca dispersa sul Gran Sasso. Ancora la cronaca, sub disperso, si tenta con il drone, oggi riprendono le ricerche in mare da parte dei vigili del fuoco dopo i problemi legati al maltempo e al mare in burrasca. A centropagina il Teramo, questa sera a Gubbio e Biancorossi devono fare il risultato, il titolo Teramo ultima chiamata, e poi c'è il punto sul Teramo di Federico De Carolis, il dramma e la salvezza, questo è il titolo dell'articolo. Nel taglio basso, buone maniere, il Tovagliolo va a sinistra, basta con l'Italia dei maleducati. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato ai quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. I paesi del sisma sono zona rossa, vietato entrare. Questa è l'apertura, l'ordinanza agli sfollati fino a 600 euro al mese. Quindi si torna sul terremoto. E poi un'altra notizia davvero incredibile sulla Milano-Lecco, schianto al passaggio di un tir, crolla il ponte, un morto e 3 feriti, questo è il bilancio di quanto accaduto ieri su questa importante arteria che collega Milano a Lecco, un fatto davvero, davvero incredibile. E poi si parla di manovra economica, tasse con lo sconto per i super ricchi se scelgono l'Italia, questo è il titolo. Di spalla troviamo le elezioni negli Stati Uniti, le nuove mail di Hillary Clinton, e ora l'FBI riapre le indagini. Andiamo avanti sulla Repubblica. FBI, altra inchiesta su Hillary, shock a pochi giorni dal voto, trovate nuove mail di Clinton, l'esultanza di Trump, ora si faccia giustizia. Questa campagna per le elezioni presidenziali americane è stata caratterizzata da duri attacchi tra le due parti, da vari problemi che hanno riguardato sia Trump sia Hillary Clinton per motivi ovviamente diversi. E poi ecco la manovra, Padoan all'Unione Europea, regole sbagliate, rientro dei capitali, l'obiettivo è recuperare 1,6 miliardi di euro, bonus alle neomadri, APE, cioè l'anticipo pensionistico, queste le novità che troverete sul giornale. E poi a centropagina passa il tir, crolla il ponte, doveva essere chiuso, a Lecco un morto e alcuni feriti dopo il transito di un carico pesante. Andiamo sulla Stampa,
Con due terremoti la ricostruzione ora riparte da zero. Il sisma ha abbassato il suolo di 20 centimetri. Il commissario Errani, controlli da rifare, 7 mesi non saranno più sufficienti. È chiaro che bisogna ripartire con tutta la procedura che era stata messa in campo subito dopo il terremoto del 24 di agosto. E poi la fotonotizia, allarme inascoltato, crolla il cavalcavia, un tir si schianta sulle auto lungo la Milano-Lecco, morte e feriti, accuse incrociate tra ANAS e provincia. Una centropagina, sms del fisco a chi non paga le tasse, dal 2018 la lotteria degli scontrini, la manovra al vaglio del Quirinale, via le clausole di salvaguardia, si amplia l'anticipo pensionistico. E poi troviamo le elezioni negli States, guai per Hillary, l'FBI riapre il caso Mail a 11 giorni dal voto. Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico italiano, la crescita degli Stati Uniti accelera, tassi bond in aumento, PIL del terzo trimestre più 2,9%, ben oltre le stime, la stretta Fed attesa a dicembre per quanto riguarda la Federal Reserve. Piazza Affari meno 0,59%, spread BTP Bund a 149 punti base, intanto sale l'euro. Questo è un po' il punto sulle borse. Poi la manovra economica, voluntary disclosure bis con la salvaguardia. Con entrate sotto 1,6 miliardi scattano i tagli di spesa, non nuove tasse, testo alla firma del Colle. Incontro costruttivo Padoan-Moscovici, pensioni, duello Boeri-Governo. Andiamo avanti con la lettura dei giornali. Questa è la prima pagina del Messaggero. Sisma, mutui bloccati e sussidi, pronto un contributo da 600 euro per le famiglie che non usufruiscono dell'ospitalità, sospesi anche i pagamenti, Errani un decreto per i nuovi fondi, serve 1 miliardo in più. Poi nella fotonotizia crolla cavalcavia, tir sulle auto, l'ANAS colpa della burocrazia, del cavalcavia non è rimasto nulla, c'è solo il guardrail appeso nel vuoto, il resto è crollato sulla trafficatissima statale 36 del lago di Como e dello Spluga, sbriciolandosi come un biscotto sotto il peso del tir con rimorchio che trasportava un carico di bobine. Andiamo a vedere invece un po' la politica italiana, l'intervista al ministro Boschi, le riforme semplificano la vita e ci faranno cambiare questa Europa. E poi pensioni, Boeri nella bufera per il no all'uscita anticipata, il presidente dell'INPS, riduzioni troppo forti con l'APE volontaria. Poi le polemiche in Unione Europea, minacce di veto fra Renzi ed Orban, duello su migranti e bilancio dell'Unione Europea e scontro aperto fra Renzi e Orban, pubblicamente uno contro l'altro a minacciare veti incrociati su quote di migranti, Orban e bilancio dell'Unione Europea per i fondi ai paesi dell'est, Renzi. Dunque questo è il braccio di ferro in Europa. E poi l'analisi, il miracolo drogato della Spagna di Mariano Rajoy, meglio vivere nella Spagna di Rajoy che riacciuffa un governo dopo 300 giorni di caos politico, ma anche un PIL che cresce annualmente del 3,2%, dato tendenziale del terzo trimestre 2016 e la domanda che si pone Marco Fortis. Andiamo a vedere anche l'editoriale, oltre il caso 5 Stelle, non basta solo un click per chiamarla democrazia. L'articolo di Alessandro Campi si occupa del voto online sul nuovo statuto del Movimento 5 Stelle. Il Tempo, troppi profughi, finalmente un capo della polizia che dice le cose come stanno, Gabrielli, l'Unione Europea latita, boom di immigrati superato ogni record. E poi mercoledì il pontefice a prima porta dopo anni di incuria, corsa al restyling, il Papa fa il miracolo, tombe tirate a lucido. E intanto Bergoglio abbraccia pure Lutero, viaggio in Svezia per i 500 anni dalla nascita del protestantesimo. Il Fatto Quotidiano, da martedì la RAI è abusiva, il pastrocchio, sballata la seconda proroga del contratto di servizio pubblico per una voragine in una legge del governo, trasmetterà per 2 settimane senza avere la concessione, per pagare i compensi alle star ci vorrà un decreto ad hoc.
Nel taglio alto un tir e la burocrazia fa crollare il viadotto, quanto accaduto sulla Milano-Lecco, e poi Milano, ecco le bande che si mangiano tutto, il verbale, il costruttore baita su Expo, appalti e sanità. Andiamo sul giornale, l'inchiesta minori, numeri e truffe, le verità segrete sugli immigrati, scoperto un'associazione che falsificava l'età, 200 indagati, intanto invasione da record, in 10 mesi 158.000 arrivi. Sul Libero, qualcuno intervenga, ci rubano le case, pagano gli studi ai clandestini, le prefetture possono requisire le abitazioni pignorate per metterci i profughi, mentre le università fanno a gara per finanziare corsi agli studenti stranieri. E questo è l'articolo di Filippo Facci. E poi a centropagina troviamo ancora quanto accaduto nel Lecchese, crollo un cavalcavia, morti e feriti, l'ANAS voleva chiuderlo, la provincia attendeva la carta per aspettare un timbro, fanno cadere un ponte. La verità, sono a rischio 250 dei 770 miliardi affidati alle banche, come salvarli? Si parla dei conti correnti, in caso di crack solo una parte dei depositi è garantita dal fondo interbancario, resta senza protezione un'enorme massa di denaro, si può tutelare investendo in piani di accumulo e fondi, questo è il consiglio del giornale. Andiamo all'Unità, Piazza di Popolo, oggi a Roma la manifestazione del Partito Democratico per un'Unione Europea che dica sì alla crescita e no a muri e fili spinati, Orban attacca l'Italia sui migranti, Renzi per un'Europa più giusta serve un paese più forte. Andiamo avanti, sul Mattino, Napoli a Torino è l'ultimo treno per quanto riguarda la Serie A, mentre nel taglio alto terremoto manca un miliardo, i sismologi, epidemia di scosse, poi cede il ponte, un morto e 5 feriti, l'ANAS accusa, allarme ignorato per quanto accaduto nel Lecchese. La Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano pugliese, l'euroscontro sui migranti, Orban, Renzi nervoso per le spese, Renzi dice oneri uguali per tutti, la manovra economica italiana al vaglio del Quirinale, scoppia il caso Boeri per quanto riguarda l'INPS e gli esodati. Questo è un po' il riassunto della politica nazionale e internazionale. Andiamo sul Secolo XIX, ricostruzione, tutto da rifare, tempi più lunghi dopo le scosse nuove degli ultimi giorni, servono altri controlli più prefabbricati e più prefabbricati. Il commissario Errani dice, con 2 terremoti, 7 mesi non bastano più. E poi allerta ignorata, viadotto crolla sopra le auto, un morto e 4 feriti a Lecco, segnalata ore prime la caduta di ore prima la caduta di Calcinacci, tra l'altro una carreggiata di quel ponte era stata chiusa, ma evidentemente non è bastato. Andiamo adesso avanti con la lettura dei quotidiani, passiamo adesso però allo sport, aprendo i principali quotidiani italiani. La Gazzetta dello Sport, Juve-Napoli, referendum scudetto, si gioca un po' anche sul tema politico. Per quanto riguarda il titolo della Gazzetta, una giuria d'eccezione da Ancelotti a Ranieri ha detto la sua sui big match, sul big match di questa sera, il risultato 1 oppure X e attenzione alla Roma. Dunque si fanno referendum non solo per la riforma costituzionale, ovviamente si prende anche un po' in giro questo tipo di votazione, diciamo. Nel taglio alto il dribbling dell'Inter, contentissimi di De Boer, ma sta avanzando Blanc. Questo per quanto riguarda la crisi dell'Inter e soprattutto i problemi legati alla panchina. Nel taglio basso troviamo De Rossi che dice no alla signora, i nazionali della Juve lo chiamano, ma per ora la priorità del romanista è il rinnovo oppure gli Stati Uniti. E poi ancora Milano, Gentile adesso è un caso per il basket, l'ex capitano in crisi, gioca male ed esterna la voglia di NBA, Prodi dice non si tocca. Andiamo sul Corriere dello Sport, la prova del 9, il titolo di apertura, Juve-Napoli alle 20:45, occhi puntati su Higuain, l'ex da 90 milioni, Allegri conta
più il Lione. Sarri dice: voglio una faccia tosta, e quindi un Napoli sfrontato al cospetto dei campioni d'Italia. Nel taglio alto l'Inter si compatta tutti con De Boer, e poi il Milan si rafforza a gennaio, Bellarabi. Di spalla il miracolo Matera è pronto per volare, questa l'inchiesta, il tecnico Auteri non si mette limiti, vogliamo la Serie B. Andiamo ancora avanti su Tutto Sport, questa grande fotografia di Higuain, Dr. Higuain, alle 20:45 allo Juventus Stadium, la sfida probabilmente più attesa di queste ultime settimane, Juventus-Napoli, il Pipita come il protagonista del film del momento, Doctor Strange. Allegri confida nei suoi superpoteri per vincere il big match di stasera contro una rivale scudetto. Il tecnico bianconero, partita da libro cuore, possibili sorprese nella formazione, per Marchisio si decide oggi, l'ultima voce di mercato, tentativo per De Rossi. E poi nel taglio basso troviamo una notizia che riguarda il Torino, sì, Mihajlovic ovviamente. Ai giocatori serve la verità in faccia. Olivieri, presidente degli allenatori, applaude lo stile del tecnico Granata, che dice sempre e comunque quello che pensa. E noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, ma prima di dare la linea alla pubblicità andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione. Ripartiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. Terremoto, l'Abruzzo ha evitato il peggio, niente rischio sfollati. Silvio Liberatore, responsabile del servizio emergenza, dice solo incremento delle lesioni già accertate dopo Amatrice. Le operazioni di verifica proseguiranno nei prossimi giorni, soprattutto nel Teramano. Gli sforzi maggiori in queste ore sono concentrati sulle richieste di sopralluogo, un'attività che era pienamente in corso già dopo la scossa nel Reatino e nell'Ascolano. Al momento non ci sono dati ufficiali sulle nuove richieste di sopralluogo, ma sempre dalla protezione civile fanno sapere che non si tratta di cifre rilevanti, e questa è una buona notizia. Poi il nodo infrastrutture, autostrade e porti, Pescara Civitavecchia, il governo decide sulla partita doppia, sicurezza sismica e più traffico commerciale alla base della complessa operazione. Due partite che si intrecciano, la messa in sicurezza della 24 e da 25 e la velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma, entrambe funzionali ad unico grande disegno, agganciare la portualità abruzzese a quella del Tirreno. Andiamo adesso sul centro per completare e per continuare la ricognizione sulle pagine Abruzzo. Le storie del post terremoto, l'edilizia eccellenza arriva con la ricostruzione, quindi si parla di ricostruzione di eccellenza. Le imprese abruzzesi si sono specializzate attingendo nell'alta tecnologia, 4 casi nel cantiere aquilano, la parola d'ordine è multidisciplinarietà. Di spalla turismo, l'iniziativa, un passaporto ai visitatori dei nostri parchi nazionali, e sono 3. Poi sanità, progetto Noemi, salta l'incontro con la regione. Nel taglio basso i lavori all'aeroporto, le compagnie hanno deciso stop ai voli con l'aeroporto chiuso dal 15 al 24 di novembre. In regione si è firmata l'intesa con le città del vino per quanto riguarda l'enoturismo. E poi andiamo a vedere quest'altra notizia, la CISL lancia l'allarme, rischio di nuovo caso esodati per quanto riguarda le società partecipate, relativamente al contenuto della riforma della pubblica amministrazione firmata dal ministro Madia. Andiamo a vedere insieme il servizio. Decreto Madia e società partecipate. La CISL lancia un allarme rivolto alle nuove direttive del governo che rischiano di vedere in Italia 927.559 persone a rischio posto di lavoro. Cambierà molto perché questo decreto è già in vigore dal 23 di settembre
ed è iniziato, credo con una certa disattenzione da parte delle amministrazioni locali, un semestre di cosiddetta revisione straordinaria che rispetto a parametri molto rigidi inseriti in questo decreto porta già alla chiusura obbligatoria di una serie innumerevole di società che hanno ad esempio meno di 5 dipendenti o che abbiano avuto bilanci in perdita negli ultimi 3 anni e cose di questo tipo. In Abruzzo sono 6.467 gli addetti con ruolo in società partecipate. Il rischio è quello di vedere un nuovo caso Esodati, troppo e numericamente troppo piccolo al loro interno. Serve un'azione immediata che punti a trovare soluzioni capaci di evitare la minaccia che vedrà come termine ultimo il mese di marzo. Si tratta di trovare tutte quelle soluzioni che siano in grado di garantire poche società, portarlo a 10-15 società dai 207, ma che siano efficienti, riorganizzate, con un potenziamento adeguato del capitale, con una dirigenza ristretta, togliendo molti componenti dei consigli di amministrazione, mettendo in efficienza le strutture, evitando che le disfunzioni si ripercuotano sulle tariffe e quindi sui cittadini. C'è un grande lavoro da fare, ma il lavoro va iniziato subito. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo della città, nel quotidiano della provincia di Teramo. Giovane tedesca dispersa sul Gran Sasso, Elisabeth Mattes, 27 anni, berlinese, da 4 giorni è scomparsa dall'albergo di Campo Imperatore. I gestori dell'hotel raccontano, sembrava quasi che volesse far perdere le sue tracce, fuggire da qualcuno, ma non sappiamo, dicono proprio, dove possa essere andata. Dalle prime notizie sembrerebbe che la ragazza soffrisse di problemi psichici, ovviamente è stata allertata anche l'ambasciata tedesca per rintracciare ed avvisare la famiglia di quanto accaduto mentre proseguono le ricerche. Regione, rinviata la legge sul soccorso alpino a pagamento, è tornata in commissione per quanto riguarda questo tipo di soccorsi. Poi Pescara, Movida stoppa la vendita di alcolici dopo le 22, la drastica ordinanza del sindaco Alessandrini sul divertimento notturno. Torniamo adesso sul quotidiano Il Messaggero, andiamo a vedere le notizie da Pescara. Si è immerso e non l'ho visto più, superato lo shock. Giulio De Cecco è stato ascoltato ieri dalla Guardia Costiera sulla scomparsa dell'amico sub, meteo permettendo le ricerche di Matteo Cavarocchi riprenderanno oggi con l'aiuto di un sonar di profondità. Il cattivo tempo ha rallentato negli ultimi 2 giorni il lavoro dei soccorritori nello specchio di mare che circonda la piattaforma Squalo. Nonostante il trascorrere dei giorni, la famiglia ovviamente non rinuncia alla speranza di poter riabbracciare il ragazzo che purtroppo non si riesce a trovare. E poi scale esterne inagibili, agitazione al classico, gli studenti chiedono un piano di evacuazione adeguato, un problema che si aggiunge alla difficile convivenza con i cugini del Da Vinci. Nel taglio basso, vota per me, scusate, in tutte le lingue, oggi le elezioni degli stranieri, gli oltre 3.000 immigrati residenti scelgono il consigliere aggiunto e i membri della consulta, questa è una pratica che è tornata in vigore al comune di Pescara. Torniamo adesso invece alle pagine del centro, sempre le cronache di Pescara, decine di segnalazioni per la strage di tartarughe sulla spiaggia, il presidente del centro Cetacei dice la mareggiata ha spinto le carcasse a riva, le cause della morte di solito sono le reti dei pescatori, l'armatore Camplone colpa dei palancari che gettano 20-30 mila ami per barca. Andiamo avanti, arriva il robot sottomarino per trovare il sub disperso, abbiamo già letto in precedenza la notizia, e poi ricercato, arrestato, era al ristorante con la coca in tasca, i poliziotti lo hanno beccato mentre era a cena in un locale di Montesilvano. E poi la droga al parco, spaccio al Florida, l'arrestato è libero, droga per uso personale, si è giustificato così davanti al giudice Colantoni, il 26enne posto 3 giorni fa ai domiciliari dai carabinieri. E poi al Camposanto dei Colli, entro Natale, le telecamere contro i furti nel cimitero. Novità per quanto riguarda i servizi cimiteriali al Camposanto dei Colli. Allora andiamo a vedere insieme il servizio.
A Pescara il cimitero Colli Madonna conclude i lavori di restyling proprio in tempo per la ricorrenza di Ogni Santi. Abbiamo ritenuto di dover, come dire, un restyling delle tante troppe cose che non andavano all'interno del cimitero e che rendevano anche, come dire, disagevole la visita da parte dei parenti e dei defunti. Quindi piccole sistemazioni di gradini, di scalinate, di porte di accesso, della stessa sala mortuaria, così come rispondendo a una interrogazione, a una mozione dei consiglieri di maggioranza, ricordo Lola Berardi e Adamo Scurti. Quindi anche un'accoglienza, diciamo, più decorosa di quello che era prima una fredda stanza che ospitava i feretri. Quindi un restyling all'insegna, come dire, della funzionalità, del decoro, della decenza, che in questa occasione poi capita con la commemorazione dei defunti, e quindi credo che sarà, come già ci viene detto, e molto apprezzata da chi viene a fare visita ai propri cari. Proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. I docenti pescaresi a Bari con le fiaccole, protesta dei nastrini rossi contro la legge sulla buona scuola, vogliamo il posto fisso, in Abruzzo tanti istituti senza professori. Andiamo avanti, una notizia invece che riguarda la sanità e la salute: affetta da leucemia, attende da 8 mesi di essere operata, il calvario di una 54enne mai contattata dall'ospedale, lista lunghissima gli interventi in corso prenotati addirittura nel 2014. E poi crepe da sisma allo stadio, ma non ci sono pericoli, scoperti i danni in tribuna Maiella, fissati i lavori per la prossima settimana, l'assessore rassicura, la partita contro l'Empoli si svolgerà regolarmente, e questa la notizia. C'erano state delle voci anche nelle ore precedenti che parlavano proprio di problemi statici allo stadio di Pescara, dopo ricorderete anche la fuga dei tifosi durante la partita di mercoledì scorso fra Pescara ed Atalanta, tifosi che si sono spaventati per la scossa di terremoto che è stata sentita in maniera pesante anche a Pescara. L'incidente in Viario Sparto, ferito e soccorso dal nipote con la misericordia, e poi la movida con lo stop all'alcol dalle 22. Oggi in comune ci sarà il premio Borsellino al procuratore di Mafia Capitale Giuseppe Pignatone, e questo è l'ospite principale del premio Borsellino. Andiamo avanti. Halloween che festa, cioccolandia, vini, musica e trucca bimbi. Da oggi a lunedì raffica di appuntamenti in centro, i negozi si autotassano, il via con l'Indie Rocket Festival. Questo per quanto riguarda le manifestazioni a Pescara. L'evento oggi dalle 15 alle 18, scambio di sguardi, flash mob in piazza. Andiamo adesso sulla pagina di Francavilla e dell'area metropolitana. Cimitero, stangata del 300% sulle spalle dei francavillesi. Consiglieri di centrodestra Mantini e Damario attaccano Luciani sulla gestione del Camposanto dopo l'annuncio del project financing. Gestione affidata per 20 anni alla De Francesco Costruzioni. Raddoppiato il canone delle lampade votive. Sempre da Francavilla, area per far correre gli animali domestici nel parco Arenazze, e ancora maltrattamenti, ex marito violento ai domiciliari. Questa è la storia che arriva sempre da Francavilla. Altri guai per un bullo arrestato ad agosto, 15enne trasferito a Roma, sempre notizia di Francavilla. Andiamo sulle pagine di Montesilvano, la storia: malato di sclerosi multipla, punta alle Paralimpiadi, mi alleno ogni giorno, il mio sogno, Tokyo 2020. Andrea Silvestrone, 43 anni, avvocato e padre di 2 figli con una grande passione per il tennis, racconta la sua vita da quando è sulla sedia a rotelle. E poi dal 1 dicembre Vaccaro, l'URPE diventa sportello del cittadino. Sempre a Montesilvano, cimitero, 36 volontari e 10 carrozzine per assistere i disabili nel periodo delle visite ai cimiteri, nelle ricorrenze dedicate ai defunti. Parcheggio da 60 posti e 2 pasti dall'Oasi, riqualificata l'area a ridosso del viadotto ferroviario Orsini, ultimato un progetto fermo dal 2012. Poi finisce sotto un tir, 90enne salvo per miracolo, paura ieri a Montesilvano, l'incrocio tra Corso Umberto e Via l'Europa, il pensionato stava attraversando mentre il camion era già in moto per ripartire. A Villa Raspa di Sportore oggi alle 10 sarà inaugurato un nuovo impianto sportivo, un campo di calcio per Massimo e Luca, il titolo
dell'articolo è proprio quello che l'amministrazione comunale è in animo di fare, cioè intitolare ai fratelli Massimo e Luca Di Vita, morti nel 97 in un incidente stradale, il nuovo impianto sportivo. Moscufo Pianella sarà Monella, questa è la crasi fra i due, fra i nomi dei due paesi. Di Tonto del PD propone la fusione, diventerebbe così il terzo comune del Pescarese. Nel taglio basso, Città Sant'Angelo cucina per casalinga e migliore cuoca una studentessa. A Montesilvano, due appalti per potare gli alberi in città. La pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, nuove strategie per tenere lontani gli orsi dai paesi dopo l'incontro ravvicinato del presidente della provincia, confronto su come gestire la fauna selvatica, a cominciare dall'incremento delle colture nei parchi. Ad Alanno, posti a rischio alla ICO, interrogazione del deputato Melilla al ministro, e poi Popoli, Consiglio Comunale, nuove nomine dopo la capruccia. Farindola rafforza il centro storico, al via i lavori contro il rischio idrogeologico, il sindaco dice vogliamo attrarre nuovi abitanti. A Penne un corso da sarto per giovani rifugiati. Andiamo adesso a vedere insieme le notizie dal Teramano, aprendo le pagine interne della città. Scuole sicure, verifiche sismiche, un mese sprecato nel nulla, salta l'accordo calteggiato dal sindaco con architetti, ingegneri e geometri, era contro la legge, un pasticcio dietro l'altro. Teramo aveva già un gruppo di sicurezza a scuole, ma il comune ha cercato un'intesa con gli ordini. 360.000 euro per affidare gli incarichi di verifica degli istituti scolastici, si ricorrerà ad un bando di gara. Nel taglio basso, solidarietà, gli apicoltori teramani danno una mano nel terremoto e l'intervento per salvare gli sciami di api dalla distruzione degli alveari. Uno zombie al posto dell'assessore Chiarini, ufficializzate le dimissioni del delegato alla cultura, il sindaco ora ha in mano una carta politica da giocare. Sul punto, per quanto riguarda la politica teramana, andiamo a sentire il prossimo servizio. Marco Chiarini non torna indietro, dimissioni confermate da assessore alla cultura del comune di Teramo. Il regista teramano, nel dimettersi dopo 5 mesi dall'incarico, aveva dichiarato esplicitamente in una lettera indirizzata al sindaco che la causa del suo addio era dovuto alla guerra interna che la sua stessa maggioranza gli aveva riservato. Un brutto colpo d'immagine per la giunta Brucchi, che sembra vacillare fortemente anche dopo il mancato numero legale dell'ultimo consiglio comunale. Le dimissioni di Chiarini rappresentano la fine del Brucchi Ter, di quella nuova giunta, nuova vecchia giunta che doveva segnare la nuova prospettiva di questa città. Ovviamente questo tentativo è naufragato miseramente, perché questa esperienza politica ormai si è già chiusa. Al di là delle dimissioni, quelle che sono le motivazioni delle dimissioni stesse costituiscono il vero significato da politico, hanno un significato politico da mettere in evidenza, perché Chiarini disegna una giunta come una e una maggioranza politica come una lotta fra fazioni, una guerra fra bande, gruppi politici in cerca solo di conservare il potere, parla di un sistema di potere che non si riesce a cambiare, è quello che noi abbiamo sempre denunciato. E dopo aver monitorato i danni delle ultime scosse di terremoto, il sindaco Brucchi riunisce d'urgenza i suoi alleati politici per verificare questa volta la stabilità della sua maggioranza. Intorno ad un tavolo, proprio tutti, assicura Brucchi, hanno confermato fedeltà al primo cittadino. Anche Alfonso Dodo di Sabatino Martina, leader di Teramo soprattutto, l'alleato più riottoso e polemico. Fiducia degli alleati al sindaco Brucchi, ma una fiducia a tempo fino a dicembre. Che senso ha? Legare l'eventuale sopravvivenza di questa amministrazione, con tutte le criticità del caso, a una data, francamente credo sia abbastanza riduttivo. Comunque, lei fedeltà l'ha data al sindaco? Ma io l'ho data nella misura in cui continuo a ripetere che questa amministrazione non va bene e che ha bisogno di cambiamenti radicali, e sono convinto che non si possa riduttivamente pensare che sia un problema politico e basta, ma sia un problema di carattere amministrativo. Insomma, avanti tutta senza l'assessore Chiarini, la poltrona della cultura resterà vuota, sembra non interessi a nessuno. Andiamo avanti sulla pagina di Roseto, un'altra notizia: coperto di insulti per aver riaperto le scuole, studenti scatenati sulla bacheca Facebook del primo cittadino, solidarietà dai cittadini e dagli avversari politici, scuole agibili dopo gli accurati controlli dei tecnici, il primo cittadino ha deciso di riaprire le scuole rosetane come hanno fatto anche altri sindaci, e qui vengono riportate anche un po'
quelli che sono stati gli insulti al sindaco. Nel taglio basso, pronto il nuovo parco avventura Cerrano Figliani, oggi e domani la due giorni interamente dedicato al mondo della bicicletta. E poi tubi dalla cavata in fiamme per una bravata, i petardi lanciati dai vandali innescano un incendio tra le attrezzature dell'Ido Azzurra di Roseto. E poi ancora le campane di Montepagano tornano a suonare. Andiamo ancora avanti con qualche altra notizia dalla provincia di Teramo. Usure ed estorsioni, arresti e sequestri della finanza tra Marche e Val Vibrata, oltre 50 imprenditori vittime di tassi tra il 200 e il 400%. I sequestri sono stati sottoposti a sequestro un noto nightclub e le quote di una società. E poi ancora la cronaca, smantellata la centrale dello spaccio sulla costa, nella casa di un cinquantenne di Martinsicuro trovato mezzo chilo di eroina. Andiamo adesso avanti con le altre notizie, passiamo al Messaggero, andiamo nelle pagine aquilane. Metrobus sprint sulla circolare, sperimentato il percorso con l'uso di corsie funzionali, i tempi di percorrenza risultano ridotti del 25%, l'insufficiente ampiezza di alcune strade rende necessario in alcuni tratti di percorso l'impiego di semafori intelligenti. Il presidente dell'AMA Agostino Del Re annuncia la prossima rivoluzione del trasporto pubblico, ora la segnaletica. Dipendenti infedeli, 4 anni a Luigina Oddi e Paolo Di Benedetto, la prima lavora al Tribunale di Sorveglianza, il secondo in Corte d'Appello. Poi turista scomparso, il cellulare è rimasto in hotel, abbiamo già visto la notizia in precedenza. Legnini dice i magistrati non hanno bloccato nemmeno un cantiere, così il vicepresidente delle CSM Officina L'Aquila sulla ricostruzione. Massima attenzione alla legalità senza mai creare ostacoli. Per il futuro immagino una città ben ricostruita nella quale poter sviluppare una nuova economia, questo ha detto Legnini. Andiamo nella pagina di Avezzano Sulmona, giunta la Marianella, nuovo assessore, importante svolta politica. Ieri annunciata a Palazzo di Città ad Avezzano, la giovane commercialista sostituisce la dimissionaria Stati, la componente entrante sarà delegata alle politiche giovanili, alle pari opportunità, attività produttive e politiche europee. Furbetti del cartellino a Sulmona, scatta il piano epurazione, l'invito al segretario del comune è arrivato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Passiamo adesso alla pagina di Chieti, omicidio di Marco, il questore chiude per 90 giorni il Treassi, il circolo può diventare un ritrovo di persone pericolose e sicurezza a rischio, vicino al locale venne ucciso il musicista Feltrinelli, possibili altri episodi di violenza. Pugno duro della polizia nei mesi scorsi, anche i residenti avevano presentato un esposto. E poi i vandali fanno a pezzi la statua di Padre Pio al villaggio Celdit, indagano i carabinieri. Nel taglio basso, Traviata, grande butto, il Maruccino diventa scuola, ieri appunto la prima della Traviata. E poi le mense, scuole, migliorati i menù, le tariffe restano invariate almeno per questo anno scolastico, probabilmente sicuramente cambieranno dal prossimo anno con 2 fasce di esenzione e aumenti spalmati su più fasce per gli altri redditi. La pagina di Lanciano Vastortona, SAC e Civitanova, per ora nessuna ZTL, i comitati dei quartieri storici di Lanciano, prima dovrà essere completato il nuovo parcheggio delle Ripe, compresa la scalinata di risalita. Caporale, riteniamo legittime le richieste dei residenti, quindi le abbiamo accolte, le opere sono a buon punto. E poi falsa ordinanza di chiusura delle scuole, pupillo denuncia, sono dopati dal web, li denuncio alla polizia postale per procurato allarme. Nel taglio basso a Vasto, nel lungo ponte festivo cultura e grande musica, e poi da Ortona, colle di Costantinopoli, via al rinforzo, e sempre da Vasto, ex asilo della Penna, arriva la commissione. Andiamo adesso a vedere insieme le altre notizie, ma ovviamente che riguardano lo sport. Allora apriamo la pagina dell'Abruzzo Sport del Centro, il grande ex, parliamo di Serie A, la Padula Pescara, un amore senza futuro, al Milan gioca poco ma a gennaio non tornerà in biancazzurro. Dunque questa è la notizia per l'ex più atteso della prossima partita domenica alle 12:30 allo stadio di San Siro.
I biancazzurri in Canada, intanto accordo con Saniax Soccer, l'operazione di espansione avviata dal vicepresidente Gabriele Bankowski, allenatore e presidente del club di Toronto in città, per siglare la collaborazione. Poi problemi di giustizia sportiva per il Pescara, i deferimenti Sebastiani, Campagnaro e Oddo rischiano la squalifica e un'ammenda. Tra le società deferite ieri alla Procura federale c'è anche il Pescara. Il provvedimento riguarda una serie di violazioni del codice di giustizia sportiva e del regolamento agenti dei calciatori segnalate a seguito di un'indagine del Tribunale di Napoli trasmessa all'ufficio della Procura federale lo scorso 26 di febbraio. La vicenda che riguarda il Pescara è quella legata al trasferimento di Quintero. Dovranno difendersi delle accuse Massimo Oddo e Ugo Campagnaro per un'altra vicenda che riguarda invece i loro contratti. Il primo quando giocava, il secondo per il trasferimento quando vestiva la maglia dell'Inter. Intanto domani a San Siro si torna al 4-3-2-1 con Benali all'inizio, Memuscià in vantaggio sull'ex Cristante. Andiamo avanti, adesso la Lega Pro, l'undicesima giornata del girone B, Teramo contro il Tabù trasferta a Gubbio per un successo lontano da casa che manca da 9 mesi nel 2015, che colpo al Barbetti. Restiamo sempre alla Lega Pro, andiamo a vedere anche la pagina dello sport della città, visto che parliamo di Teramo, e allora andiamola subito a recuperare. Ultima chiamata Teramo, ora o mai più, stasera la gara col Gubbio alle 20:30. I biancorossi devono riuscire a portare a casa un risultato positivo, gara senza ritorno. Il diavolo ora non può più sbagliare, va a caccia di punti per una classifica drammatica. Nofri dice: ce la giocheremo con le nostre armi. Magri recupera Ferri, Marini, Musto e Giacomar. Non è stata una settimana facile per il Teramo, non è stata una settimana come tutte le altre. Il KO contro l'Albino Leffe ha suscitato la rabbia dei tifosi, espressa subito dopo la partita anche per il rifiuto dei giocatori ad avvicinarsi alla curva, ribadita in settimana con uno striscione che invita i calciatori a tirare fuori gli attributi. Nel mezzo anche la strigliata del presidente Campitelli, peraltro sempre a caccia di un nuovo DS. Queste dunque le premesse per il difficile match di questo sabato sera alle ore 20:30 in casa del Gubbio. La squadra ha lavorato cercando di trovare la concentrazione per non fallire l'appuntamento. La classifica è brutta e la squadra è chiamata a dare un concreto segnale per dimostrare che la si può risalire. Il tecnico Nofri è un ex, avendo indossato la maglia eugubina per 2 stagioni, dal 94 al 96, nella sua terra di origine. Ci terrà a fare bella figura e per l'occasione l'allenatore sembra orientato a riproporre il 4-4-2, l'ennesimo cambio di modulo, un fatto che accomuna l'attuale gestione a quella di Lamberto Zauli. Ulteriore segnale che la campagna acquisti estiva ha lasciato talmente tante pecche che un'identità vera e propria ancora non è stata trovata. Nell'elenco dei 21 convocati mancano Altobelli, Carcalis, Orlando e Cericola. C'è Carraro, anche stavolta per onor di firma o quasi. Davanti a Rossi agiranno Scipioni al rientro dal primo minuto, Caidi, Speranza e Dorazio, Petrella e Di Paolo Antonio sugli esterni, in mezzo Boulevard di sicuro, al suo fianco Ilari in vantaggio su Steffè. Davanti torna Jefferson dal primo minuto al fianco di Sansovini. Sul fronte Gubbio il tecnico Beppe Maggi dovrà fare a meno del difensore Rinaldi, per cui in settimana è stato respinto il ricorso contro le 4 giornate di squalifica subite dopo la gara contro la Maceratese dello scorso 15 ottobre. Migliorano Romano e Ferrimarini, ma al massimo saranno disponibili per la panchina. A disposizione Musto, pronto per una staffetta entrando dalla panchina nella ripresa. Per il Gubbio, squadra rivelazione del girone, a 2 punti dal duo di vetta Venezia Bassano, sarà 4-3-1-2, Narciso tra i pali, linea 4 con Calombo, Burzigotti, Marini e Zanchi. In mediana il rientrante Giacomarro è favorito su Bergamini, con lui Croce e Valagussa. Casiraghi alle spalle di Candellone e il rosetano ex Alba Adriatica Ferretti dirigerà d'apice di Arezzo. Andiamo avanti, Serie D, gli abruzzesi dei gironi F e G, Avezzano, porte aperte a donne e ragazzi, diverse iniziative per favorire un maggior afflusso di pubblico, accordo con Serrago, il Chieti prende biondo, questo per quanto riguarda la Serie D. Andiamo in volley di A2, Sieco a Roma, Ferrini sfida il cugino Rondoni stasera contro il Club Italia fuori Peda, lo schiacciatore dall'altra parte della rete troverà un suo
un suo parente. Il basket di A2, domani la quinta giornata del girone Est. Davis difese pubblico avanti Chieti, l'ala della Proger, vogliamo il secondo successo di fila, e Marini da Treviglio tifa Roseto, che bravo di Paolo Antonio. Calcio a 5, un sabato nel segno degli ex, il Pescara contro Patriarca, e Fuentes torna in Veneto. La palla a mano, Città Sant'Angelo, area di derby, le donne della Bioapta Teramo contro la Pavlik in casa. Nel taglio basso, il programma domenicale delle abruzzesi di rugby, l'Aquila in campo per ipotecare l'accesso alla pool promozione. Domani si gioca l'ultima giornata del girone di andata. Per quanto riguarda il girone 4 territoriale di Serie A è tutto per la nostra rassegna stampa. Noi ci fermiamo qui. Mattino 6 torna lunedì alle ore 7, la nostra informazione invece alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Grazie per averci seguito, vi auguro ovviamente una buona giornata e un buon fine settimana.